martedì 27 agosto 2019 la Birrificio San Quirico Golf Cup, giocata con formula 18 punti Stableford, 3 categorie. I premi sono gentilmente offerti dal Birrificio San Quirico di San Quirico Dolce, vi ringraziamo. Bravi. Petrantoni, titolare del beneficio San Quirico, delegato provinciale per la provincia di Siena e consigliere della Federazione Italiana Golf, e dottor Luciano Pagni, presidente della commissione sportiva del Golf Club di Puglia. Bene. Prego. Parlo prima come delegato della Federazione, per questo motivo. Oggi ho giocato un campo bellissimo, tenuto bene, una manutenzione che difficilmente si erano vista negli ultimi anni, e ultimamente ho giocato in vari campi della Toscana e non solo della Toscana. Credo sia importante per i golfisti rimarcare questa cosa, che quando si trova un campo curato con questa passione ne dobbiamo parlare tra i golfisti per invitare a venire a puntare a giocare in questo campo meraviglioso, tenuto con passione e con attenzione. Quindi complimenti a chi gestisce questo campo dal punto di vista tecnico, sportivo ovviamente sicuramente, ma va premiato lo sforzo che effettivamente la proprietà sta facendo, il circo sta facendo in questo momento con il campo, e non solo con il campo ma anche con la qualità delle gare e il numero delle gare, perché non dimentichiamo c'è un numero di gare altissimo, più di 130 gare, e nonostante questo il campo è favoloso. Quindi l'invito è parlatene con gli amici golfisti e invitateli a venire a puntare, perché è un campo veramente meraviglioso. Quindi un applauso a voi. L'altra cosa la dico brevemente, come io sono uno dei soci appunto del Birrificio San Quirico, per me è una passione, non è la mia professione, ma una passione infinita. Il terzo anno facciamo la gara, speriamo di poter rilanciare il prossimo anno in maniera ancora più importante. Vi invitiamo a visitare il nostro birrificio, un'eccellenza della Valdoccia. E magari il prossimo anno organizziamo, sarebbe carino e simpatico organizzare anche una cena la sera dopo la gara, e cerchiamo di farla trovare anche qui al bar. Una cosa molto, molto bella. Quindi niente, io vi ringrazio di aver partecipato e spero il prossimo anno di avervi tutti partecipanti a una gara, magari sarà ancora più importante e interessante dal punto di vista del gusto. Quindi grazie a tutti voi. Io volevo spendere due parole per il nostro vicepresidente, che è colui, è l'artefice nel recupero del campo così come l'avete giocato. Lo so, non vi va fatto i propri complimenti, però se li merita, perché veramente ci ha dormito in campo per riuscire a riportare il green così come è. A parte mia ovviamente ringrazio Luca, perché come ha detto giustamente lui è la terza edizione che facciamo con il Birrificio di San Quirico, una gara che chiude diciamo la nostra estate prima dell'appuntamento con la Coppa Puntala, gara di Tavellone per il fine mese di agosto. Grazie anche per le parole che fanno sicuramente piacere, grazie a tutti, perché comunque un lavoro di gruppo con la segreteria, con lo staff del campo che permette di ottenere certi risultati, e come anch'io vado fiero effettivamente il campo così agosto poi. Piogge, sono anni che non lo vedevo. A puntare così poche piogge, ci sono state nel mese di una trentina. Sono tanti anni. Siamo contenti. Bene, grazie a tutti. Proseguiamo con l'assegnazione dei premi, partendo con il primo Seniores, che viene vinto da Andrea Cai con 35 punti. Bravo. Primo signore se lo aggiudica con 33 punti Maya Au. Brava. Grazie. Foto. Maya. Ok, perfetto. Nella terza categoria con handicap di gioco da 25 a 36 vince il secondo netto con 37 punti Carolina Eichner. Brava. Estrazione, ovviamente sapete come la nostra prassi quest'anno, i non presenti non hanno il diritto di tirare il premio, che verrà messo successivamente ad estrazione. Vince il primo netto di terza categoria con 37 punti Raffaella Lapenna. Brava. Ok,
Passiamo alla seconda categoria con handicap di gioco da 15 a 24. Vediamo il secondo netto, Maurizio Verdeghella con il Bravo. 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 Bravo Maurizio. Ok. Vince il primo netto di seconda categoria con 38 punti Fabio Rosso. Bravo. Fabio è al lavoro, lo salutiamo, ci complimentiamo per il punto. Nella prima categoria con handicap di gioco fino a 14, vediamo il secondo netto Sandro Castellini con 33 punti. Ok. Bene, grazie. Vince il primo netto di prima categoria Luciano Pagni con 35 punti. Ok. E infine abbiamo il primo lordo che viene vinto con 33 punti da Matteo Natoli. Bravo Matteo. Bravo.